Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video haul. Nel video haul di oggi torno a parlarvi di nuovo di Shein. Pare che sia uno dei marchi che più vi piace, sono i video più visti sul mio canale e anche in questo caso si tratta di una collaborazione. A questo proposito vorrei dirvi grazie, perché probabilmente grazie anche a voi che avete usato il mio codice sconto, che vi ricordo è MIRIAB15, per avere il 15% di sconto su una spesa minima di 39 euro, il marchio mi ha contattato dicendomi mi ha proposto un'altra collaborazione, anzi tecnicamente sarebbero due. Oggi vi mostro gli ultimi capi che ho scelto, ma prossimamente, nelle prossime settimane, arriverà anche un altro video dedicato solamente ai costumi da bagno, perché so che i costumi da bagno di Shein sono un tema saliente e quindi arriverà anche un video anche per quello. Specifico solo una cosa però, io non ci guadagno niente dal codice sconto, Shein mi dà i vestiti, punto. Però probabilmente, in base a quante volte il mio codice sconto viene usato, il marchio traccia, insomma, probabilmente tiene d'occhio, vede quanto la gente apprezza i contenuti che faccio, usano i miei codici sconto, e in questo modo l'azienda mi ha ricontattato per chiedermi se volevo fare un'altra collaborazione, e chissà, magari ne arriveranno anche degli altri nel futuro. Vi ringrazio se avete usato il mio codice sconto e se magari lo userete di nuovo in futuro, perché in questo modo io chissà riuscirò a avere la possibilità di collaborare ancora con l'azienda, di mostrarvi di nuovo e di parlarvi di nuovo di Shein, che è, sì, da quello che ho capito, comunque un'azienda su cui siete molto molto curiose. Ricapitoliamo un pochino. Io vi ricordo che ho fatto il primo post che ho scritto, il primo video che ho fatto con Shein, avevo comprato io le cose, per cui ho fatto proprio un'esperienza d'acquisto, e vi lascio nell'info box il link in cui trovate tutte le mie impressioni su spedizione, su taglie, su resi, qualsiasi cosa. Un piccolo appunto: spediscono dalla Cina, però hanno probabilmente dei magazzini in Europa, per cui non si pagano le spese di spedizione. Il reso costa 4,50 euro, ma c'è anche un'assicurazione di, mi pare, 1,50 euro da fare per avere il reso gratuito, che io non avevo visto quando ho fatto l'ordine, o non so se non c'era, ma vi consiglio, se fate un ordine abbastanza consistente, di farla, perché in realtà è comodo, è probabile che un reso lo farete, ve lo dico. Però al di là di quello, comunque 4,50 euro secondo me è un reso molto abbordabile. Le taglie sono un terno all'otto, perché variano, ogni capo ha la sua tabella taglie e ogni capo veste in modo diverso. Io in questo ordine ho della roba che è una 2XL e ho della roba che è una 4XL, per cui non fate la traduzione letterale vostra taglia italiana, taglia Shein, ma metro alla mano, misuratevi e guardate le loro tabelle di tutti i capi che volete prendere, non un capo e prendete la stessa taglia in tutto quello che volete ordinare. Ogni capo ha la sua tabella taglie dedicata e guardatele. Vi consiglio anche di guardare le foto delle recensioni, se ci sono, per capire un po' come vestono, ma normalmente qua le immagini sono abbastanza veritiere. La qualità è quella che è rapportata al prezzo, fast fashion, low cost, quella è, quindi la maggior parte delle cose sono sintetiche, che di nuovo non è una cosa negativa il fatto che sia sintetico, perché comunque il poliestere ha anche dei suoi lati positivi, come ad esempio si stropiccia molto meno facilmente e si asciuga in fretta, però per contro sono tessuti non naturali, tessuti sintetici, e tendono a far sudare di più. È per quello che io dico sempre: tessuto sintetico si suda, non perché lo specifico perché mi è stato fatto notare come in un commento, però sì, il fatto del tessuto sintetico, perché non essendo naturale la pelle non traspira. Costano anche meno del cotone, della lana, del lino, della seta. Vabbè, dopo questo excursus, ho avuto la possibilità di ordinare 6 capi e che adesso vi mostro. Devo dire che sono stata molto molto contenta di questo ordine, anche se alcune cosine non mi convincono al 100%, quindi cominciamo da questo completo. Allora, questo è un completo fatto da pantaloncini e la sua giacca. Ora, io non vi dirò i prezzi perché tanto vi linko tutto qua sotto, per cui se volete guardare i prezzi li trovate tutti scritti, ma ormai sapete che Shein ha prezzi veramente bassi, cioè sarà dai 10 euro ai 20, ma a dir tanto la cosa più costosa, cioè quindi non
si balla l'euro sì, l'euro no, per cui non vi dirò il prezzo. La taglia non me la ricordo, cosa avevo preso, una 2XL, vediamo, una 2XL. Allora, me lo immaginavo un po' diverso, un po' più strutturato, a dire il vero, si stropiccia abbastanza facilmente. Il pantalone ha la tasca, quindi cosa molto positiva, va bene il pantalone, speravo fosse un pochino più lungo perché mi rimane comunque abbastanza aderente alla gamba e devo capire un attimo se mi sento a mio agio con un pantaloncino così corto o no. E poi pensavo si chiudesse in realtà, perché nella foto la modella aveva la fusciacca qua ai passanti, quindi il nastro, la fusciacca era legata in vite, si chiudeva, quindi pensavo che si chiudesse, invece è un gilet che rimane aperto. Il gilet è molto carino, probabilmente lo userò da solo perché comunque è un genere di capo che anche se al momento non va di moda a me piace, però mi piaceva molto l'idea di un completo fatto così. Devo capire un attimo, mi piace la lunghezza del gilet rispetto ai pantaloncini, anche se appunto è un po' più lungo, arriva proprio come sono i pantaloncini. Bello il colore, mi piace ma non mi convince al 100%, non è stata una cosa che quando ho messo addosso ho detto wow, però comunque come completo è molto carino e secondo me si presta molto anche in occasioni un pochino più formali, estive magari, in base a come lo abbinate. Poi ho preso questo paio di pantaloncini. Questi sono una 4XL, infatti subito ho detto wow, 4XL, ma alla fine chi se ne frega, si tratta solo di un numero, l'importante è che vesta bene. C'erano tanti pantaloncini che mi avevano attirato la mia attenzione, però li volevo non troppo corti e un po' meno sportivi, cioè sì pantaloncini corti, sì pantaloncini di jeans, ma che non fossero estremamente sportivi. Questo mi piaceva molto perché aveva il doppio bottone e la sua cintura tono su tono. Il problema della cintura è che è lunghissima, perché praticamente arriva dietro, in poche parole, quindi vedo se devo vedere se accorciarla o comunque tenerla o legarla e lasciarla magari cadere. Adesso vedo. Comunque sono estremamente elasticizzati, avrei probabilmente potuto prendere una taglia in meno e mi sarebbero stati un po' meglio a livello di vita e forse anche di cavallo, perché forse mi sono leggermente lunghi di cavallo, però poi sarebbero stati più aderenti in gamba, cosa che io non volevo, li volevo abbastanza morbidi in gamba e probabilmente avrebbero segnato un po' di più, però sono appunto molto elasticizzati e comodi addosso. E per ora mi sembra che siano un'ottima lunghezza per evitare lo sfregamento delle cosce, che d'estate è un grosso problema. Con abiti più o meno corti io indosso o i shorts, cioè sotto metto dei pantaloncini di cotone, o le bande antisfregamento, però insomma con i pantaloncini non si riesce. A me non mi piacciono le bande sotto i pantaloncini, quindi o uso della crema, della Dermovitamina Stick, però per me quello è un palliativo molto veloce, nel senso che va riapplicata spesso, è un po' fastidiosa, per cui comunque cerco pantaloncini che abbiano abbastanza un cavallo, cioè che siano abbastanza lunghi, insomma, per evitarmi questo problema. Per ora questo sembra faccia il loro lavoro, per cui sì. Sono molto soddisfatta di questo paio di pantaloncini. Altro capo di cui sono... di cui sono estremamente soddisfatta e adoro tantissimo è questo vestito. E l'ho già indossato per uscire, adoro, mi piace da matti. È una 4XL, quindi anche questo ho abbondato. Mi è un pochino largo di vita, non di vita, di seno qua, questa parte qua mi è un po' larga, cosa che mi succede spesso in questi modelli perché appunto non avendo tanto seno lo fa. Però se avessi preso una taglia meno probabilmente mi avrebbe segnato un pochino di più sulla pancia e sui fianchi. Non credo che sarebbe stato male, però così mi sento un pochino più a mio agio, perché segna comunque, però ci sta, cioè è un segnare che però secondo me fa la sua figura lo stesso. È un colore molto chiaro, mi piace perché comunque si sposa bene con, cioè, col mio tono di pelle, tono su tono, vestito su vestito. Ha le manichette a sbuffo, è molto morbido, cioè molto, molta vestibilità. L'elastico è abbastanza morbido, un po' segna, ma non tira, non dà fastidio. E ha tutta la zip sul dietro, bisogna stare un attimo attenti perché il tessuto tende a incastrarci, quindi da soli si fa un po' fatica. E penso che sia, che si veda, penso che sia trasparentino un pochino, però io finora l'ho indossato con la biancheria color nude, che è quella che uso in genere quando non sono sicura che il vestito copra abbastanza. Doppiato sotto
come si dice, foderato con del tessuto elasticizzato. È comunque tutto un vestito elasticizzato, per cui questo secondo me sta bene anche super aderente, se vi piace il genere. Arricciato sul fondo, per cui un po' camuffa, e di nuovo ci piace. Insomma, questo abito io lo adoro, secondo me è bellissimo, e modestia a parte, secondo me mi sta anche bene addosso. Altro capo super wow, che quando l'ho messo addosso mi sono detto wow, ciao, è questo costume. Vediamo, aspetta, come è messo, perché, ok, così. Questo costume, bellissimo. Poi vabbè, in realtà ho preso il costume in questo ordine e poi mi hanno chiesto se volevo fare la collaborazione dedicata ai costumi, quindi avrei potuto evitarlo in questo ordine e prendere un altro, perché insomma. Però, nonostante tutto, sono molto soddisfatta di averlo preso, secondo me è fighissimo. Allora, è forse una taglia più stretta della mia. Se avessi preso una taglia in più, io ho preso una 2XL, se avessi preso forse una 3XL sarebbe stato un pochino più comodo in generale, ma ciò non toglie che secondo me mi sta bene lo stesso. Questa fascia, questa decorazione qui, sul punto vita, in realtà un po' più alto del punto vita, sta benissimo, secondo me è proprio quello che io cerco in un definiamo il punto vita, che poi non è tanto una questione di definire ma di bilanciare proprio visivamente il busto e le gambe, vabbè, cose mie. Mano spalla, quindi non proprio comodissimo per prendere il sole, ma a un certo punto anche chissene, e la spalla è abbastanza larghina. Taglio vivo qui, e poi c'è la sua profilaturina, era arrivato con il proteggi coso, dentro è completamente foderato dappertutto e ha il taglio sotto in vita, per cui penso dovrebbe aiutare un pochino a sostenere, non è che sostenga un granché. E poi ha due coppe rotonde, assolutamente stupide, però un pochino fanno, nel senso che servono probabilmente più che altro a mantenere un po' la forma rotonda e evitare che te si veda. Capito? Ciò non toglie che comunque con la frappa sul davanti, per me che non ho tantissimo seno, anche se un pochino me lo schiaccia e non me lo supporta tantissimo, comunque crea volume, per cui secondo me ci può stare. Se avete tantissimo seno questo potrebbe essere un problema, ma se volete far vedere il seno in realtà il contrario vi aiuta, capito? Comunque l'ho preso nero, incredibile, ho preso una roba nera, ma mi piace tantissimo con questa profilatura fucsia. Altro vestito che quando ho messo addosso ho detto wow, ciao, questo qui in sangallo, questo è 100% cotone tra l'altro, quindi ottimo, perché la roba in cotone su Shein non è così scontata. Allora, ha un taglio in vita alto, quindi un taglio che a me piace, perché non è sotto seno ma non è neanche punto vita naturale, è un pochino più alto, e poi va giù leggermente ad A. Sopra, da questa parte in su, non è foderato, per cui se voi indossate qualcosa, cioè si vede, qualsiasi cosa, ci sono i buchini e si vede. Io l'ho indossato, l'ho provato con un reggiseno nude e in realtà non si vede proprio niente, cioè quindi per cui a un certo punto anche chissene, quindi non mi creo più di tanti problemi, non sto a mettere canotte o cose, secondo me quel coso nude si risolve anche sul dietro alla cerniera che si apre fino in fondo. La parte sotto ha una balzina e da qui a qui è foderato, quindi ha la fodera in cotone, per cui è un po' meno trasparente, un po' meno dico perché comunque è bianco, per cui insomma, nonostante siano due strati qualcosa si vede, ma di nuovo indovinate cosa metto sotto? Esatto, mutande color nude, di quelle senza taglio vivo, cioè senza cuciture a taglio vivo. Per cui, sì, no, niente, mi piace tantissimo, mi piace questo dettaglio, è molto accollato, per cui se avete tanto seno potrebbe non essere il vostro, e tende un pochino ad allargare perché appunto queste frappe che vengono fuori rimangono abbastanza dritte, per cui secondo me non è proprio il modello adatto se avete molto busto, cioè un busto molto ampio, un tanto seno, però secondo me è molto estivo, molto carino, e magari abbinato tipo degli accessori rossi, degli accessori blu, ce lo vedo benissimo d'estate. Magari anche una cinturina in vita di quelle sottili. Oh, bellissimo, adoro, questo mi piace da matti. Infine, ho preso una tuta. Questa è, mi pare che sia una 3XL e purtroppo, allora la taglia è la mia, è perfetta. Anche di fianchi va bene, ha addirittura le tasche e non si aprono, cosa che in genere con questo genere di tasche, se mi stira di fianchi, un pochino si aprono. Il problema è che è corto di busto.
Ed è un po' strano perché io sono alto 1,65 m. Per cui non è che dico sono alto 1,80 m ed è normale che mi tiri di busto. Invece questo, cioè se sto ferma e immobile anche, ma nel momento in cui faccio un po' così mi fa la V, capito, la zona cavallo e tira. E quindi non è proprio comodo. Ah, dietro è chiuso con due laccetti, uno qui e uno qui, ed lascia praticamente la, la schiena scoperta. Mi è stato chiesto come faccio per i reggiseni, me lo metto e me ne frego. Anche se si vede il reggiseno dietro, anche chi se ne frega, cioè ce l'ho dietro, ce l'ho, vabbè, amen. Comunque poi rimane abbastanza chiuso, non è che avete la schiena completamente al vento. Ha un po' di lastichino in vita e le frappine mi piacciono tantissimo. Non so con esattezza di cosa sia fatto, ma secondo me questo non era cotone, anche se sembra cotone. E il pantalone giù va sagomato sui fianchi, per cui sta bene e comunque abbastanza largo e lungo. Ora, a me piace tanto questa, mi piace molto questo quadrettato Vichy bianco e nero e penso che lo modificherò. Nella mia testa... penso che farò, lo taglio, cioè lo divido, il sopra e il sotto, e il sopra ci faccio un top così, ci faccio l'orlo e rimane un top. E sotto magari uso la sua fusciacca per farci il fascione, perché comunque sotto qui ha la, la cerniera per chiudere il culo per far passare il culo, a me passa uguale in realtà. Però insomma penso che lo trasformerò e non so addirittura se accorciare i pantaloni, farli tipo culotto, vediamo. Questo penso che sarà un progetto di refashion, perché così com'è non è male ma non è comoda, e già le tute sono una cosa a parte di mio Dio che devo andare in bagno e mi devo spogliare nuda. Se poi deve essere anche una cosa scomoda quando mi siedo perché mi tira, no. Per cui non so neanche dirvi se prendo una taglia in più, perché se avessi preso una taglia in più sarebbe risultato molto largo, sia di busto, di spalle, ma anche di fianchi, per cui è molto lungo, per cui non so, c'è qualcosa che non mi convince, ma è molto bella come tuta comunque, nonostante tutto c'è una tuta molto che ha il suo perché. Non funziona per me però, probabilmente se siete un po' più bassine potrebbe funzionare. E niente, questo è stato il mio video haul di Shein. Fatemi sapere quali sono le cose che vi sono piaciute di più. Vi ricordo il mio sconto MiriaB15 per il 15% di sconto con un minimo di 39 euro di spesa. Fatemi sapere se lo usate, che grazie, vi ringrazio. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!